Quest'anno festeggiamo i 10 anni del sistema H2NO, la Unical è quindi 10 anni che produce calcestruzzo applicando questo sistema nelle fasi di produzione e consegna. Il sistema occorre a garantire che le caratteristiche del calcestruzzo promesse sulle bolle di consegna, in generale su tutto il materiale pubblicitario, vengano poi mantenute. Infatti le caratteristiche finali del calcestruzzo dipendono in maniera importante dai componenti e dal modo in cui viene prodotto, ma soprattutto dalla sua posa in opera. Vi sono infatti due esigenze che confliggono una con l'altra all'atto della posa in opera. Da una parte l'esigenza dell'impresa che cerca di far fluire il calcestruzzo nella maniera più rapida possibile per contenere i tempi di posa in opera. Dall'altra c'è l'esigenza di chi invece poi fruirà dell'opera nello stato finale e quindi mantenere le caratteristiche che vengono promesse. Per far fluire più rapidamente il calcestruzzo, da che mondo è mondo, il posatore tende ad aggiungere dell'acqua, appunto per farlo fluire più rapidamente. Questa aggiunta d'acqua però, se supera certi limiti, compromette in maniera importante le caratteristiche del calcestruzzo. E fino ad oggi non c'era un modo per controllare che queste aggiunte d'acqua non venissero fatte appunto quando si mette in opera il prodotto. Allora noi da 10 anni abbiamo istituito quello che chiamiamo sistema H2NO, che consiste essenzialmente nel presentare nel serbatoio dell'acqua delle autobetoniere un sigillo che impedisce appunto l'aggiunta d'acqua nel corso della posa in opera. Questo permette di mantenere le caratteristiche che vengono promesse quando il prodotto viene consegnato e quindi garantire che l'opera darà gli stessi risultati che sono promessi all'atto della posa in opera, inibendo appunto eventuali manipolazioni per facilitare la posa in opera del prodotto stesso. Quest'anno festeggiamo i 10 anni. Ci accorgiamo che questa attenzione è particolarmente apprezzata dai committenti perché è un ulteriore controllo del modo di operare di coloro che poi in effetti sul cantiere mettono in opera il prodotto.